Si è aperto questa mattina presso il complesso di Santa Maria la Nova il secondo forum nazionale sull'economia circolare promosso da Edizioni Ambiente, rivista Materia Rinnovabile e l'assessorato all'ambiente del Comune. Due giornate, oggi e domani, per analizzare i trend dell'innovazione e fare il punto sulle principali tendenze dell'economia circolare nel nostro Paese, alla presenza di imprese, associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni. L'economia circolare si fonda molto sul fatto di poter valorizzare i rifiuti. È uno dei grandi temi dell'economia circolare, prendere tutti i materiali che diventano scarti e poterli riportare nei cicli di produzione. Per fare questo però un rifiuto dovrebbe oggi diventare un non rifiuto, cioè dovrebbe essere un materiale che può circolare liberamente a certe condizioni, dopo essere stato lavorato, trattato, sistemato nel modo adeguato, ma dovrebbe poi poter andare dentro nelle aziende per essere utilizzato di nuovo come materia prima. Perché questa cosa avvenga, la normativa chiede che quel rifiuto diventi un end of waste. Avete conosciuto questa formula. End of waste significa soltanto che deve passare una serie di esami, diciamo, per i quali quel materiale può liberamente circolare nelle imprese. La legge che oggi regola gli end of waste è in pan completa. Si è bloccata a livello comunitario prima, si è bloccata a livello nazionale, si è studiato un sistema perché potessero esserci delle autorizzazioni caso per caso che ogni regione andava a fare, ma non è stato risolto questo problema. Allo stato attuale non c'è niente. In sostanza gli impianti che fanno il riciclo dei materiali non hanno più la possibilità di prendere questi materiali come prodotti anziché come rifiuti e non possono lavorare. Due giornate di intensi confronti, approfondimenti che ci consentono anche di capire dove sta andando l'economia circolare, come si possono coniugare sia le azioni locali pensando al globale e soprattutto mettere in rete le esperienze delle città, mettere in rete le esperienze delle aziende della green economy e capire anche gli interventi che possono essere fatti a livello normativo per incentivare sempre di più l'economia circolare, le buone pratiche, mettere le amministrazioni nelle condizioni appunto di fare dei programmi e di istituire anche una sorta di grande laboratorio di reti tra vari partner, tra vari enti, associazioni ed istituzioni proprio verso un cambiamento culturale necessario, ormai non più rinviabile. L'evento è stato aperto dai saluti del sindaco Luigi De Magistris ed affronterà i temi della bioeconomia, dei diritti dei materiali, gli strumenti di rete e la valorizzazione delle risorse del territorio. In programma anche un focus su Napoli per raccontare buone pratiche e le esperienze innovative in città. Condivido molto il tema dell'economia circolare, nel senso che bisogna mettere in campo più azioni, anche sull'impiantistica, sui rifiuti, sulla difesa dell'ambiente, sulle buone pratiche. Napoli in questo devo dire in prima linea, quello che abbiamo fatto sui rifiuti, quello che stiamo facendo. Certo, nei prossimi due anni abbiamo la grande sfida dell'impiantistica che diventa una priorità per dimostrare che anche sugli impianti si può puntare su un'alternativa sul ciclo industriale che invece ha caratterizzato gli scorsi anni. Quindi da questo punto di vista credo che possiamo rappresentare un esempio di come si sconfigge l'economia criminale e si passa all'economia circolare. Anche il fatto di essere arrivati ma intorno al 40% la raccolta differenziata, insomma è un dato importante se consideriamo che Napoli è una città in predissesto, che non ha potuto investire, che finora non ha potuto assumere, ma grazie al lavoro che abbiamo fatto da quest'anno assumeremo pure in Asia, quindi questo ci fa credere che supereremo anche il muro delle 500.000 persone interessate al porto a porto. Ho sottolineato l'importanza della delibera ossigeno bene comune alla plastica, insomma ci faremo trovare pronti per una sfida globale con Napoli nel cuore del Mediterraneo in prima linea.